Potremmo definirli giorni di fuoco questi per i lavoratori delle poste dell'intera regione. Tante le proteste che si stanno smuovendo un po' per tutta l'isola. Oggi tocca a Catania per poi arrivare a domani a una grande manifestazione per il Metano. Ma come dicevo, oggi a Catania ci sono i lavoratori delle poste in piazza che chiedono dignità innanzitutto per il loro posto di lavoro, chiedono maggiore attenzione da parte appunto delle poste con apparecchiature che funzionano, con orari decenti, con pagamenti regolari. Soprattutto per erogare qualità di servizio alla clientela, perché non c'è dubbio che in un libero mercato erogando qualità ci manteniamo i posti di lavoro e certamente possiamo guardare allo sviluppo. Poi chiediamo ancora una volta all'azienda di dare i giusti strumenti per quanto riguarda i portalettere, perfino i motomezzi mancano. Presso gli uffici postali la piattaforma tecnologica non funziona, mancano perfino anche operatori di sportello, quindi chiediamo tutto questo oggi nelle 9 province della nostra regione e domani in un sit-in davanti alla sede regionale delle poste. Per quanto riguarda un po' la situazione dei servizi e le poste, abbiamo detto più volte che questi non vanno bene. Perché non si investe? Ci si palesa dietro la scusa che mancano i soldi, però poi forse questi fondi ci sono. E ci sono, perché sono stati dichiarati. Lo scorso anno sono stati dichiarati utili pari a 1 miliardo di euro. E noi riteniamo che una parte di questi utili debbano andare al reinvestimento, debbano andare per affrontare appunto quelle che sono le risorse da parte degli uffici postali, dei portalettere, dello staff, di tutta la categoria, perché siamo convinti che senza investimento non ci sarà futuro. Anche questo è un problema. Temete che ci possano essere dei licenziamenti? Ad oggi no. Certo, dopo le ultime novità di ieri qualche preoccupazione c'è, più di qualche preoccupazione, perché se è vero che si dà la possibilità a quelle aziende che potrebbero essere in crisi di licenziare, non c'è dubbio che siamo preoccupati, ma questo a livello confederale riterremo e faremo delle riunioni, faremo degli esecutivi per decidere cosa fare, perché non staremo certamente fermi.